Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Veloscetto TV. Oggi parleremo del race vlog del secondo round del campionato Clio Cup. Prima di raccontarvi com'è andata, vi dico che il secondo round si è svolto nel circuito di Adria, che è lungo 2700 metri con 14 curve. E mentre guardiamo il giro di qualifica che mi permetterà di partire da un'ottima posizione che vi dirò dopo, e vi ricordo come sempre di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati. Mi raccomando, attivate la campanella. Vi ricordo come funziona il format di questo campionato. Ci sono le qualifiche e le due gare, con entrambe le gare composte da una durata di 25 minuti con partenza lanciata. In gara 2 la cosa più bella è che i primi 10 di gara 1 saranno invertiti. Inoltre vi voglio ricordare che questo campionato organizzato dal portale di Race Academy in collaborazione con i Drive-In ci permetterà al termine del campionato di guidare una Renault Clio veramente. Quindi si passerà dal virtuale al reale. Avranno questa possibilità i primi tre di questo campionato. Nel frattempo siamo alla fine del giro veloce, stamperò un 23.729 che mi permetterà di partire dalla pole. Seconda posizione per il mio compagno di squadra Matteo Pellegrino. Adesso siamo qui in partenza per gara 1, partenza lanciata come sempre. Sono abbastanza tranquillo per la gara perché so che dietro di me c'è il mio compagno di squadra. Dopo di lui ci sono i diretti avversari che cercheranno di non farci vincere e ci daranno battaglia. Ok, siamo nei momenti clou. Prima della partenza riscaldo le gomme, parto, ma già faccio un piccolo errore, do gas troppo presto, infatti arrivo un po' largo e il mio compagno di squadra già deve difendersi da Oppedissano. Però va tutto bene, alla prima curva non succede niente, con la partenza lanciata è molto difficile che la prima curva ci siano incidenti e che ci sia qualche sorpasso. Se devo essere sincero, a me la partenza lanciata non piace, anche perché non c'è quel brivido della partenza, che puoi sbagliare lo stacco della frizione e perdere la posizione o guadagnarla, anche se così nella prima curva non succedono incidenti, invece con la partenza da fermi il più delle volte succede sempre qualche incidente. Dopo la prima fase della pista, io e il mio compagno di squadra decidiamo di fare ritmo e cercare di prendere distacco dai nostri avversari. Infatti ci riusciamo. Cerchiamo già di andare lisci e lineari per prendere spazio, infatti già qualcosina abbiamo guadagnato. Adesso siamo al decimo giro perché praticamente tutti questi giri siamo stati così, come vedete, uno dietro l'altro, e Oppedissano lì vicino pronto ad approfittare di un nostro errore,
gara tiratissima e ogni minimo errore si paga. Infatti io qualche errorino l'ho commesso, abbiamo permesso anche a Pedissano di raggiungerci. Eravamo più distanti qualche giro fa. Mentre in quarta posizione c'è Alfieri in lotta con Giannone. Siamo all'undicesimo giro e qui un momento clou di gara 1, perché il mio compagno di squadra, dopo il mio errore dall'uscita dell'ultima curva, che vado a pizzicare un po' l'erba, esco più lento, il mio compagno di squadra mi sorpassa e io ovviamente non gli rendo la cosa difficile e decidiamo di fare nuovamente ritmo, perché Oppedissano è davvero vicino. Siamo all'ultimo giro, il mio compagno di squadra è stato un po' più costante di me, ha preso un po' di margine, io ho cercato di non farmi raggiungere da Oppedissano, ma come vedete è sempre lì. E questo è l'ultimo giro, cerco di essere sempre perfetto, ma non è facile perché io ho avuto qualche problema in più rispetto al mio compagno di squadra per quanto riguarda la frenata, qui molto difficile da gestire, ma ormai siamo nell'ultima curva del circuito di Adria e per noi del Velocetto Racing Team è una fantastica doppietta: primo Matteo Pellegrino, secondo io. Ottimo per il nostro campionato. Pedissano arriva al terzo posto, come vedete, Alfieri, altro diretto avversario, arriva al quinto posto. Ok, siamo alla partenza, lanciata di gara 2, vi ricordo come sempre c'è l'inversione dei primi 10 e quindi io partirò dalla nona posizione. Eccoci qui all'ultima curva, si aspetta solo la bandiera verde. Ok, partiti, partiti. Questa volta faccio una partenza migliore. Sono subito vicino per disturbare i miei avversari, anche Oppedissano cerca il sorpasso. Contro Giannone, alla prima curva fila tutto liscio si può dire, ma ancora Giannone con Oppedissano che ci prova all'esterno, avviene un piccolo contatto, non si vede però, ma Oppedissano e anche io passiamo, quindi io guadagno l'ottava posizione. Qui come vedete davanti a noi c'è un incidente, io ne approfitto subito, rivediamo l'incidente spettacolare, sono coinvolti Alfieri, no, Pesavento, scusate, e io guadagno altre due posizioni senza fatica e risalgo in sesta posizione. Un primo giro molto movimentato questo, come vi dicevo, gara 2 con l'inversione dei primi 10 è sempre più spettacolare e avvincente. Io adesso ovviamente
cerco di fare ritmo gara e il mio primo pensiero è quello di cercare di attaccare Oppedissano. Nel frattempo il mio compagno di squadra dietro si rende partecipe con una bellissima lotta con Giannone. Questo giro ho cercato di vedere il ritmo di Oppedissano davanti a me, devo dire che stava andando molto bene. E nel frattempo cerchiamo anche di raggiungere gli avversari davanti, infatti ci riusciamo. Io qui avevo intenzione di sorpassarlo, infatti ho cercato di fare un'ottima curva per cercare di uscire abbastanza veloce a sfruttare la scia, però anche lui ha da sfruttare la scia, non è servita a molto. Ci siamo avvicinati a questo gruppetto davanti, qui rischio di tamponarlo Pedissano. Faccio una frenata con bloccaggio, infatti ho perso un po' di terreno, me la sono vista brutta in quel momento, ho avuto paura di tamponarlo. E qui nel frattempo un altro incidente mi porta a guadagnare ulteriori posizioni. Rivediamo qui l'incidente. Il pilota Lantazzi perde il controllo e Alfieri lo prende in pieno e io guadagno altre due posizioni senza fatica, ma qui il compagno di squadra di Oppedissano, Gianluca Carodi, forse commette un errore, arriva un po' lungo e guadagno anche la sua posizione. E senza fare niente mi ritrovo in terza posizione con sempre Oppedissano davanti a me. Il primo è più distante. Io ovviamente faccio gara su Oppedissano, quindi il mio primo pensiero era quello di stare vicino a lui e cercare di sorpassarlo. Anche se qui non era molto semplice, visto che la frenata non era facile da gestire in questo circuito, in molte occasioni si arriva a bloccaggio. Commette un piccolo errore qui Oppedissano, cerco di approfittarne, però arriviamo in un punto molto difficile, quindi mollo un pochino, però cerco di non rendergli la vita facile. Purtroppo la curva non mi permette il sorpasso. Siamo al quinto giro di questa gara 2. Anche qui rischio quasi il tamponamento su Pedissano. E tutti questi bloccaggi non fanno bene alle mie gomme. Infatti, verso fine gara avrò problemi di gestione gomme. Infatti non mi permetteranno di avere una frenata fluida in alcune occasioni.
Nel frattempo, il mio compagno di squadra si libera dei suoi avversari, riesce a guadagnarsi la quarta posizione. E ovviamente anche lui cercherà di partecipare alla battaglia con Oppedissano. Nel frattempo il pilota in prima posizione si fa sempre più vicino perché stiamo facendo un buon ritmo gara. Anche qui quasi lo tampono. Stare dietro in questa pista non è stato molto semplice, qui commetto anche un piccolo errore. Infatti Oppedissano prende un po' il largo. Ok, siamo al nono giro, abbiamo saltato tre giri. Oppedissano riesce a raggiungere il primo e inizia una battaglia. Noi siamo un poco più distanti, ma io e il mio compagno di squadra comunichiamo di cercare di fare ritmo e raggiungerli per approfittare della battaglia e eventualmente sorpassarli tutti e due. Ormai siamo arrivati, è diventato un trenino di quattro piloti. Mi faccio vedere all'interno di Oppedissano che chiude la porta. E qui lo sfioro veramente Oppedissano. Ho rischiato di tamponarlo e prendere penalità, ma per fortuna non lo prendo penso per millimetri. Però questo mi porta a subire il sorpasso del mio compagno di squadra e nel frattempo, dopo che Oppedissano ha tamponato Lattazzi, lui si fa, diciamo, giustizia da solo e si riprende la posizione e noi ne approfittiamo. Io passo in seconda posizione e il mio compagno di squadra passa primo e abbiamo già un po' di distacco nei confronti del terzo e del quarto. Ora ovviamente io e il mio compagno di squadra decidiamo di fare ritmo. Vi ricordo per chi non lo sapesse o perché non conosce questo mondo, noi quando siamo in gara siamo, diciamo, in contatto radio. Nei momenti importanti della gara, se c'è da fare una comunicazione tra di noi, la facciamo. E adesso siamo passati all'ultimo giro, il mio compagno di squadra è stato più bravo, più costante, infatti prende un po' di margine.
allo stesso tempo prendo anch'io un po' di margine su Oppenissano, che alla fine passa in terza posizione. Praticamente questa gara, diciamo che finisce così con il mio compagno di squadra Matteo Pellegrino che vince anche gara 2. Io in gara 2 termino nuovamente secondo e Oppenissano arriva anche lui nuovamente terzo. Alla fine il podio è uguale a gara 1 e quindi altra doppietta per noi, Velocetto Racing Team, e ottimi punti guadagnati per il nostro campionato. Ecco i risultati di gara 2. E questo è il podio finale uguale a gara 1. Questi sono i risultati di gara 1 con le penalità applicate. Per noi non cambia niente. Poi abbiamo risultati di gara 2 con le penalità applicate. E come potete vedere, Oppenissano prende penalità e retrocede in ottava posizione e sale sul podio il suo compagno di squadra Gianluca Garoti. Adesso vediamo la classifica generale piloti. Come vedete, sono prima in campionato con 5 punti di vantaggio sul mio compagno di squadra Matteo Pellegrino. In terza posizione troviamo Davide Alfieri e Oppenissano è più distante con 69 punti in campionato. Adesso passiamo alla classifica team che ci vede ovviamente in prima posizione con un bel margine. In seconda posizione troviamo il Delta Squadra Corse. E gara 2, come commento finale, posso dire che è stata abbastanza positiva per noi. Il round di Adria è andato decisamente meglio. Abbiamo trovato qualcosa in più sul setup che ci ha permesso di andare più forti rispetto al primo round di Franciacorta. E adesso andremo a Misano per il terzo round e ovviamente farò anche lì la live che si terrà lunedì 5 novembre. Per chi volesse vedere in live la gara. E per finire vi ricordo come sempre di lasciare un bel like e mi aspetto tanti commenti anche per sapere se questo nuovo format per raccontare le mie gare vi è piaciuto. Se avete suggerimenti, critiche, dubbi o volete informazioni su questo mondo, come funzionano, i campionati, non esitate a chiedere che vi risponderò. E infine vi ricordo come sempre di lasciare una bella iscrizione con campanella attiva, così non perderete neanche un video live del mio canale e vi rimando ai miei prossimi video. Un saluto da Velocetto TV. Ciao, ciao a tutti, ciao.